Buongiorno, vediamo insieme che cosa ci offre oggi Rai 1. Il pomeriggio si apre alle 14:15 con uno dei più bei film della coppia Fred Astaire Ginger Rogers, Voglio danzare con te. Alle 16 i momenti magici del varietà televisivo nel programma Tanti varietà di ricordi. Il documentario L'Italia del Po è previsto alle ore 17. Seguiranno per i più piccini i cartoni animati della serie Emil e l'Ispettore Gadget. Alle 18:35 di Paesi di città, ipotesi cinema Bassano da un'idea di Ermanno Olmi e Paolo Valmarana. La serata alle 20:30 si apre con Quark, questa sera sull'orlo degli abissi. Alle 21:20 lo sceneggiato La figlia di Mistral con Stephanie Powers, Lee Remick e Stacey Keach. Seguirà subito dopo il telegiornale un concerto di musica classica. Salvatore Accardo interpreta Wolfgang Amadeus Mozart. Alle 23:25 campionati del mondo di hockey su pista. Questa sera Italia-Portogallo. Ed ora in diretta dal Fiera 1 di Milano trasmettiamo Porto Matto. Conduce Maria Teresa Ruta. Calipso del sole. Wonga, a chicchi chago wonga, a chicchi chago wonga, a chicchi chago wonga, gaga wonga, chissà wonga, a chicchi chago wonga, a chicchi chago wonga, a chicchi chago wonga, gaga wonga, chissà. Canto, musa, la tua canzone. Chi è dedicato il programma oggi, 13 settembre? Pensate un pochino ai tanti, tantissimi bambini che ci hanno scritto, che ci hanno telefonato, ma soprattutto a tutti coloro che ci hanno mandato i loro bellissimi, straordinari disegni, veramente fantastici. Grazie. Noi facciamo... Questo è soltanto uno scherzo, poi comunque mi cambierò appena ho un attimo di tempo, però volevo iniziare in maniera spiritosa, allegra, dedicata a tutti quanti. Ci hanno scritto, come dicevo appunto, oggi le nostre linee telefoniche sono aperte proprio
proprio per loro. Allora, l'8033 è a vostra disposizione, bimbi che ci seguite da casa. 02 è il prefisso se chiamate da fuori Milano. Telefonate per chiedere qualunque cosa, volete sapere qualcosa di particolare, volete fare un saluto alla mamma, telefonate, oggi è la vostra giornata e guardate un po' che abbiamo ospite nello studio di Porto Matto di oggi. Ciao, sono la fidanzata di Popolini, Ciao bambina, vedo che io ho anche la codina. La codina. Buongiorno a tutti quanti bambini. Saremo licenziate. Che va bene, dopo questo inizio terribile direi di partire con la musica e poi i vari conduttori annunceranno le varie rubriche. Che musica maestro, il nostro studio! È tornato il nostro regista che si era preso una settimana di vacanza e guardate cosa ha trovato, secondo me oggi faremo una riunione speciale. Allora cominciamo con le notizie, sono vestita ad hoc per darvi questa. C'era da aspettarselo con tutto questo proliferare di concorsi di bellezza e così d'ora in poi l'Italia si arricchirà di un nuovo sindacato, lo SMI. Sindacato concorrente Miss Italia. L'iniziativa viene da una ex Miss Calabria che ha deciso, dopo la sua personale esperienza, di farsi paladina dei diritti di aspiranti attrici, Miss, stelle e stelline e, perché no, anche delle mamme ansiose. Allora, tutte le interessate, non basta che iscriversi. Bene, e così c'è anche chi ha pensato a tutelare anche le mamme. Certo. Bene, cominciamo con le notizie di oggi e diamo uno sguardo, come di consueto, ai giornali. La prima notizia viene dal giornale che pubblica la foto del vulcanologo francese Tesief che il 6 settembre aveva previsto una scossa di terremoto che avrebbe interessato la Grecia. E secondo questo vulcanologo il fenomeno doveva avvenire entro 5 giorni. E puntualmente fra domenica e lunedì la Grecia è stata interessata da una scossa del quarto e quinto grado della scala Richter. Quindi la precisione di questa previsione riapre il problema della prevedibilità dei terremoti, anche se continuano le polemiche fra chi ritiene azzardate le previsioni di questo vulcanologo e invece chi le ritiene valide. Ieri sono entrati in vigore i nuovi limiti di velocità e sono subito cominciate le polemiche. Quel pasticciaccio dei 130 orari è il titolo del Messaggero, che segnala la mancanza di cartelli che segnalino i nuovi limiti di velocità. Più tardi Mario Balsamo avrà ospite il ministro Ferri e quindi ci chiariranno diciamo le perplessità che ha suscitato questo provvedimento. Dal resto del Carlino una notizia di cronaca. Alcuni impiegati pare che l'anno scorso abbiano truccato la lotteria dei frati di Tolentino nelle Marche. I frati agostiniani avevano sospettato questa cosa e si erano rivolti all'intendenza di finanza che ha denunciato l'accaduto alla Procura della Repubblica. Ebbene, era andato proprio così. Infatti, perquisendo le abitazioni di questi impiegati, sono stati trovati il televisore, il videoregistratore e la telecamera che erano stati messi in palio da questo premio di beneficenza. E chiudiamo con un'altra notizia di cronaca estiva, ripresa dal Messaggero. Costa molto agli albergatori la mania dei turisti di portar via un ricordino dagli alberghi. Secondo l'articolo del Messaggero, asciugamani, posaceneri e stoviglie sono fra i souvenir più appetiti, ma c'è anche chi preferisce i televisori, che vengono portati via in comode sacche di tela, quelle che si usano appunto per viaggiare. Altra grande mania dei turisti, secondo l'articolo, è quella di vuotare le bottigliette dei frigo bar e riempirle poi con l'acqua della doccia per non pagare le consumazioni. Questo i bimbi non lo fanno mai. Abbiamo concluso, ci vediamo più tardi, andiamo avanti con Porto Matto. Thank you.
che è venuta a trovare. Ciao Angela. Cari bambini, adesso vi farò scoprire una cosa divertente. Come vi vedreste a scuola, magari, non so, la terza elementare con una maestra così? Ebbene, Angela è, malgrado sia giovanissima, laureata in pedagogia e maestra elementare. È vero? In effetti sono maestra elementare e ho insegnato anche per diversi anni sempre a ragazzi di prima elementare. Ah, di prima, primissima elementare. Di primissima elementare, di primigi. Senti, ascolta Angela, musica molto carina, ma tu hai provato mai a cantare in classe, adesso scherzi a parte, a usare la musica come incentivo? Sì, perché in effetti la musica è, secondo me, il modo migliore per comunicare con i ragazzi. Mi sembra veramente molto giusto. Lanciamo un appello perché si faccia musica seriamente nelle classi. Perfetto, grazie Angela, buon proseguimento, il suo secondo 45. E andiamo avanti con Porto Marco. Ecco, io adesso sono qui con tanti bei bambini, possiamo farli vedere, ho dei bambini veramente molto molto carini, guardate questo com'è carino, ecco, anche questo com'è carino, la vedete, un pochino più crescitella, ma insomma è sempre una bambina, quindi... Ecco, adesso io vorrei fare per tutti quanti voi una canzoncina che si chiama Speedy Gonzales, che è la storia, non mi è venuto tanto bene questo squeak, ma insomma, che è la storia praticamente di due topini molto molto innamorati. Bambini, volete sentirla questa canzoncina? Sì! Ecco, adesso ve la faccio. La, 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 la. E quindi in pochi minuti non ce l'ho fatta a cambiarmi, mi cambierò per il prossimo momento di Porto Matto, questo sarebbe serio e quindi cerchiamo di esserlo nonostante l'acconciatura. Abbiamo il nostro fisico dell'ambiente, ospite qui con noi, col quale parliamo subito di smog, di inquinamento, e questo perché siamo tornati, sono tornati soprattutto gli altri dalle vacanze, noi siamo rimasti sempre qui, però in questi giorni il traffico è aumentato in maniera incredibile, ma anche il traffico non soltanto in macchina, anche a piedi, e sembra quasi già di soffocare. Com'è possibile questo? Sì, è verissimo, perché il traffico in effetti è uno dei responsabili, anche se non il solo, ma è uno abbastanza importante. Lo smog è prodotto dalla combustione di qualsiasi cosa che noi bruciamo, a cominciare anche dai combustibili più antichi come la legna, per esempio, tutti i combustibili moderni, quando bruciamo benzina in un motore, il gasolio, il metano nelle caldaie,
fino alle combustioni anche dei nostri rifiuti stessi, quelli solidi urbani oppure quelli dell'agricoltura, gli scarti di agricoltura, tutto ciò che viene prodotto dalla combustione contiene sempre delle particelle sospese, quello che chiamiamo comunemente anche polvere o puligine o caligine. Ma di anno in anno peggiora questa situazione. Ecco, è vero, c'è stato un periodo, specialmente negli anni passati, in cui una minore attenzione a questo problema ha prodotto un incremento che adesso però sta leggermente calando, anche perché poniamo più attenzione al tipo di combustibile. È l'impurità che è contenuta nel combustibile stesso quella che provoca la quantità di polveri emesse e anche di tutti gli altri inquinanti che poi noi accomuniamo, certo, nel tutta nome di smog. Questa campagna che c'è per il metano è sicuramente positiva. Sì, il metano in effetti come gas naturale ne contiene di meno di questi inquinanti e quindi anche per quanto riguarda le polveri ha un contenuto un pochino più basso ed è certamente un vantaggio poter sostituire i combustibili di derivazione del petrolio con il gas naturale, anche se non è una soluzione del problema. Dobbiamo abbandonare la città? Cosa dobbiamo fare? Certo, in effetti il problema non è tanto la combustione di per sé stessa, che è sempre esistita da quando Prometeo si è permesso di andare a rubare il fuoco agli dei, ma è una questione di concentrazione, questo è verissimo. Nelle città, nelle zone industriali dove abbiamo molti camini, dove abbiamo delle attività industriali piuttosto estese, le centrali elettriche stesse, è chiaro che qui c'è una forte concentrazione. E un altro elemento che influenza questa concentrazione è il vento, cioè le condizioni meteorologiche. È chiaro che ci sono le città più favorite, laddove è più ventoso, il vento spazza via queste particelle, lo smog, e quindi l'aria è decisamente più respirabile. Allora, l'ultima domanda, qual è la stagione in cui si concentra di più lo smog? Immagino forse l'inverno. Abbiamo detto proprio giustamente prima che per esempio le automobili adesso evidentemente emettono più smog di quanto facevano il mese scorso, noi ce ne siamo accorti bene qui a Milano. Certo. Però il riscaldamento ambientale, specie nelle città dove fa più freddo, quindi a nord, è uno degli elementi più importanti, quindi d'inverno è abbastanza sostenuto questa. Benissimo, emissione. Allora abbiamo trattato questo argomento con Franco Cicala, abbiamo parlato soltanto delle cause di questo soffocamento, dello smog, e magari la prossima settimana affronteremo come noi nel nostro piccolo possiamo fare qualche cosa per diminuirlo. E intanto Porto Matto prosegue. Oggi è la festa di Porto Matto, quanta folla sulla piazza, con la ruta ormai che impazza e con Abu sempre lì. Oggi è la festa di Porto Matto. Benvenuti, benvenuti, benvenuti nello spazio di Tutti in Forma, e oggi per me è un grandissimo piacere essere in mezzo ai bambini, perché come voi tutti quanti sapete io durante l'inverno conduco una trasmissione che si chiama Il Sabato dello Zecchino, e quindi a tutti i bambini che ci stanno guardando un bel applauso! Siamo oggi in compagnia di Nicoletta Ramorino, che è la direttrice del CTA, che sarebbe il Centro Teatro Attivo. In questo Centro Teatro Attivo... Difficilissimo da dire, Centro Teatro Attivo. Ci sono tantissimi ragazzi che vengono da voi e ci sono anche i bambini. Come vedete qua, ci sono già dei giovani attori qua. Giovani attori un pochino più grandi e un pochino più piccoli. Signora Ramorino, lei è un ex insegnante del Piccolo di Milano e è l'ideatrice di questo Centro Teatro Attivo. Sì, che è nato proprio come scuola di bambini, perché io ho cominciato con 15 bambini ormai 18 anni fa. E adesso quanti bambini ci sono a scuola? Adesso bambini ce ne saranno 100-150 che gravitano, ma adesso ha preso molto piede anche tutto il reparto adulti. Signora Ramorino, a che età ci si avvicina al teatro per i bambini? Ma io sarei del parere di cominciare molto presto. Perché quando non si è né condizionati dalle scuole, da tutto quello che c'è intorno, i bambini sono molto più aperti, spontanei, si disinibiscono
immediatamente. Difatti noi iniziamo quei 5 anni col teatro gioco, cioè, il teatro proprio anni, come gioco. A 5 anni già, come in tutte le, diciamo per esempio, discipline sportive, le famiglie, a parte lo studio, indirizzano i bambini al tennis, al nuoto. A 5 anni si può indirizzare un bambino già all'arte, quindi già al teatro. Al teatro come spettacolo, ma in forma di teatro gioco. Noi facciamo 1 ora e mezza di lavoro alla settimana, di drammatizzazione all'inizio, in cui l'insegnante dà gli stimoli continui per tirar fuori la personalità al bambino. Signora per Ramorino, quanto costa mediamente quant'è la spesa per un corso di un bambino di 5 anni? Beh, o diciamo anche più per grande? I 5 anni è il minimo, sono le 60.000 mensili. Poi naturalmente più ore si fanno, più il prezzo più cambia. Purtroppo noi cerchiamo di tenere contenuti i prezzi soprattutto a quelli a livello professionale, ma non siamo sponsorizzati da nessuno, per cui senta, tutti possono fate accedere. Tutto quanto da voi, e questo qua vi fa molto onore, perché io credo che l'amore per il teatro, specialmente per lei che è una un'attrice, è stata un'attrice molto importante, poi essere insegnante al Piccolo di Milano sappiamo quanto è prestigioso, e quindi tra l'altro dedicare il proprio lavoro, il proprio amore per il teatro ai bambini mi sembra una cosa straordinaria. Sì. Una cosa ancora che volevo chiedervi. Hanno molta soddisfazione però. Lo credo, e senz'altro una cosa che mi ha un po' colpito è questa: questi bambini piccolini, anche di 6-7 anni, studiano su dei testi per esempio di Goldoni. Sì, noi iniziamo col teatro spontaneo, facendo inventare a loro le storie, le novelle, le scenette, eccetera. E comunque poi si tratta sempre di autori. A poco si codificano con le tecniche, e allora adoprano gli autori, perché penso che è giusto cominciare da presto. Io vorrei conoscere, prima di chiudere questo intervento, questi giovani attori. Allora, tu come ti chiami? Francesca. Francesca, so che tu hai un bel curriculum, quanti film hai fatto? 3. Quanti anni hai? 8. 8 anni, 3 film. Francesca ha un gran futuro. Senti, tu come ti chiami? Chiara. Chiara, tu quanti film hai fatto? 1. Un film. Ha detto 1, come a dire, e purtroppo non ne ho fatti ancora 3. E poi però, televisione. Però hai fatto anche televisione. Sì, ha fatto anche la presentatrice. Hai fatto anche la presentatrice. Quindi qua io oggi sto correndo il gran rischio che Chiara o Francesca prendano il nostro posto. Allora, Chiara, tanti auguri. Tanti auguri anche a Francesca, che hai fatto 3 film, vero? L'ultimo qual era? Chi era il regista? Era Vittorio Sindoni, ho fatto un film per la Rai con Stefania Sandrelli. Benissimo, con Stefania. E mi pare che tu facevi la parte di una principessa? No, quello è l'altro. Quello è l'altro. I film sono tanti, quindi i ruoli si accavallano. Ragazzi, voi che siete un po' più grandi, tu quanti anni hai? Io sono Stefania, ho 14 anni. Da quanto fai questa scuola? 6-7 anni. 6 anni. Vieni qua, aiutami. Io sono Cinzia, ho 15 anni, anch'io 6-7 anni. 6-7 anni. Benissimo, io credo che vi abbiamo fatto una panoramica di quello che è il CTA per tutti i giovani qua a Milano, ma credo che in tutta Italia ci si possa rivolgere sempre, dove si possono impostare i bambini. Noi ci sono proprio corsi articolati per tutte le esigenze, dagli attori, assistenti alla regia, conduttori televisivi, presentatori, speaking, radio, doppiaggio, per cui di tutto. Perfetto, noi ringraziamo tantissimo la signora Ramorino, il suo CTA, vi facciamo tantissimi auguri, vi dico modestamente Agus, e andiamo da Didi Leoni che ci parlerà di Vela per bambini. Ciao! Grazie a Gianfranco Agus. Sì, oggi parliamo di vela, e dato che la puntata è dedicata ai giovanissimi, parliamo appunto dei bambini che si dedicano a questo sport. Sono venuti a trovarci gli amici del Circolo Garniano Vela, e io vorrei innanzitutto parlare con i nostri giovanissimi velisti, con la nostra mascotte che è Federico. Ciao Federico, quanti anni hai tu? 7. 7, e vai già a vela? Sì. E sei anche bravo, mi dicono. Abbastanza. Senti, poi mi insegni, se vengo da te, come si fa andare a vela? Sì. Benissimo, allora parliamo anche un attimo. Tu sei Diego, hai quanti anni? 11. 11, allora siamo già più grandicelli. Quanto tempo fa hai iniziato? 6 anni fa. 6 anni fa, ma proprio da bambini, quasi in fascia, già eravate sul mare come velisti provetti. Poi abbiamo Ennio, beh, ormai un veterano, quanti anni hai? Io ne ho 13. Vecchissimo addirittura. Senti, parlavamo prima allora di insegnare, e qui ci sono 2 istruttori, anche loro giovanissimi, che sono Alessandra Gauso e Giuseppe Elena. Io volevo chiedere ad Alessandra, come si organizza un corso di vela per ragazzi? Il corso di vela innanzitutto per iniziazione e per i ragazzi che iniziano normalmente verso gli 8 anni, e sarà un corso di 2 settimane.
dal continuativo dalla mattina alla sera, con lezioni di teoria e lezioni di pratica in pomeriggio. E mi diceva Alessandra che già dopo un mese i bambini sono in grado, i ragazzi sono in grado di prendere la barca da soli. La barca la conoscono, cioè la conoscono, la capiscono, sanno come funziona già dopo 2 settimane. E sono barche di questo genere? I ragazzini iniziano su questa barca che è l'Optimist e poi a 14 anni passano su delle barche più grandi. Venite, io volevo chiedere invece a Giuseppe, quanti sono i circoli di vela? Sul territorio nazionale sono 300 circoli vela affiliati alla federazione. Sì. E gli juniores sono 9.000. Addirittura? Sì. Quindi il consiglio qual è? Di rivolgersi sicuramente a uno dei centri della federazione? Sì, a uno dei centri della federazione, dei circoli affiliati alla federazione. E allora qual è l'età per iniziare proprio? Ma l'età ideale sono i 7-8 anni. Allora io sono fuori gioco ormai. No, dai 7-8 fino agli 80. Ah, benissimo, allora vorrà dire che mi iscriverò anch'io per imparare finalmente come andare a vela e godere il mare in questo modo bellissimo, perché se è vero che l'estate sta finendo, questo non significa che bisogna abbandonare gli sport acquatici che si possono fare ancora per molto tempo. Io ringrazio i nostri ospiti e Porto Matto continua. Qui nel quartiere ovest visse un giorno cavallo, in questa mia città difficile e cattiva. Forse pericoloso, pazzo come un cavallo, ma con una gran forza di vivere e amare. Non ebbe simpatie tra gli uomini di legge, ne ebbe tra le donne e questo lo finì. Cavallo, ehi cavallo, che risse nelle strade, che scherzi più feroci al bel torero. Cavallo, ehi cavallo, con l'alcol nella testa. Cavallo, le tue notti, chi ti ferma? Aveva 15 anni, la figlia del padrone, gli si parò davanti, le cosce bianche e belle. Cavallo le fu sopra, lo fece con amore, sentiva che era giusto o lui o l'altro. Poi l'estenuante abbraccio finì con 2 sorrisi. Qui nel quartiere ovest caldo. Cavallo, ehi cavallo, che uomo sei cavallo. Cavallo, ehi cavallo, che bella storia. La canna sulla tempia, la notte una capanna, 2 uomini bendati, la luce di un rasoio. Ne uscì, non era un uomo, la parola è virazione e la disperazione che gli montava dentro. Lo spinse sotto un treno, urlò una bestemmia agli uomini e alla vita, così finì cavallo. Cavallo, ehi cavallo, che ti hanno fatto farci. Cavallo, ehi cavallo, ah, che bella storia. Ah, cavallo, ehi cavallo, che ti hanno fatto farci. Cavallo, ehi cavallo, ah, che bella storia.
bellissima. Adriano Pappalardo con noi anche quest'oggi. Senti, Adriano, noi ricordiamo una sigla di Fantastico, se non sbaglio, di 3 anni fa con Laerte tuo figlio. Perché non ce l'hai portato, che volevamo avere un ragazzino, un bambino qui con noi oggi? Perché c'era la festa del bambino oggi, sì, no? Beh, sì, insomma, diciamo, 3 anni fa l'avrei portato volentieri perché era piccolo così, e mi chiedeva delle cose interessanti. A distanza di 3 anni è diventato più alto di me e quelle cose che gli ho insegnato le ha prese proprio... Tutte fino all'ultimo. Tutte fino all'ultimo. Dunque, dovete sapere che Adriano Pappalardo è anche un grandissimo sportivo di cose assai anche impegnative e anche pericolose. Tu, quando lui era piccolo, lo portavi, non so, per esempio, sott'acqua o sul deltaplano o a fare paracadutismo? Ma con me si è costretti a seguirmi, perché quando si va in villeggiata con me è un disastro, perché... Cioè, o si viene sott'acqua con te o niente. O si viene sott'acqua con me, non ci si viene in villeggiatura. Lui invece è diventato molto bravo perché fa delle apnee, scende sott'acqua con le bombole, ha fatto 20 metri addirittura. Addirittura. Ultimissima domanda, li ascolta i tuoi dischi, Laerte? Non li ha mai ascoltati, ascolta volentieri l'ultima canzone che ho fatto, cioè perfetto. Senti. A domani, Adriano. A proposito, ragazzi, 8033, anche per farci sapere quali sono i vostri cantanti, i vostri dischi preferiti, e proseguiamo con Giorgia Pini a Porto Marco. Quest'estate ne abbia letti ormai a palate, ma già pronto al mio rientro c'è un bel libro, me lo sento. Libri, che passione, vorrei leggerne un milione. Vuoi sapere quale è adatto? Segui sempre Porto Matto. Tra paesi, giochi e ardori, Giorgia invita grandi autori. E noi siamo rientrati qui nella nostra edicola per parlare di libri per i più piccoli, per chi ancora non sa leggere, ma per un momento molto importante nella formazione dei ragazzi, quel periodo che va da 0 a 5 anni. E ne parliamo insieme con Cristina Lastrego e Francesco Testa, che sono autori insieme di circa 70 libri per ragazzi tradotti in tutto il mondo e che hanno venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie. Tra l'altro, i libri che faremo vedere sono una novità della Mondadori, saranno in libreria solo fra pochi giorni, quindi è una vera anteprima. Io intanto, prima di cominciare a parlare, vorrei chiedere a Cristina se può accennare uno schizzo dei personaggi. Ciccio, ecco, benissimo, allora è uno dei personaggi. Vogliamo parlare intanto con Francesco Testa di come sono questi libri, di queste novità vostre. Questi libri servono per cominciare a usare i libri fin dalla culla, cioè non è mai troppo presto per usare un libro, e per imparare a voler bene un libro è bello se un bambino comincia a sfogliarlo, comincia a vedere che ogni pagina ha un'immagine, un racconto, se si può usare un libro come strumento di rapporto fra genitori e bambini, perché è divertente raccontare un libro ai bambini. Se riusciamo a far vedere il primo di questi libri, ha una caratteristica particolare, è morbido, è quasi, diciamo, come un pupazzo di peluche, è lavabile, quindi si può usare mentre il bambino sta mangiando, la mamma può raccontare una favola mentre dà la pappa al bambino. Ma sì, senza nessun problema, senza nessun rischio. Ed è un libro che poi può accompagnare il bambino anche nel bagno, può accompagnarlo nel letto. I momenti fondamentali di questo libro sono: il bambino si lava, dorme e mangia, che sono poi i momenti della giornata di un bambino. Eh sì, il mondo del bambino diventa sempre più complesso, ma nei suoi primi mesi, nei suoi primi anni, gira intorno a queste cose semplicissime, mangiare. Certo. E poi abbiamo, continuano questi libri. Sì, poi crescendo naturalmente il mondo del pensiero del bambino, della sua rapporti affettivi cresce. Ecco che abbiamo Sono contento, Si fa così, perché i bambini imparano a fare delle cose. Insomma, noi cerchiamo di accompagnare i bambini nelle loro esperienze facendolo vedere attraverso il cane Ciccio cosa può essere. Certo. No, questo... E quando sono più grandi c'è una novità in assoluto che è Mi piace la TV. Ne vuoi parlare tu, Cristina? Sì, questi libri nascono a scuola, cioè noi abbiamo provato a parlare con i bambini a vedere che cosa loro raccontano, e hanno sempre tantissime cose da dire sulla TV, per cui è un primo approccio a incominciare a analizzarla, cioè a capire che cosa vedono, a discutere. Questo presuppone un rapporto con i genitori, cioè, che intervengono con genitori e insegnanti. Ecco, quali sono le caratteristiche che deve avere un libro per un bambino? Se vogliamo aiutare, non so, un genitore a scegliere un libro per un bambino piccolo. Per un bambino piccolo? Beh, intanto il materiale con cui è fatto, cioè ci sono questi materiali più piacevoli per i bambini piccoli. Poi, andando avanti, ci sono libri che stimolano la fantasia, cioè che aiutano, sono quasi dei giochi, dei giocattoli. Difatti voi dietro avete scritto questi libri sono per... Eccolo qui.
storie divertenti per bambini piccoli e genitori affettuosi. Perché avete usato questa frase? Beh, perché il rapporto fra bambini e genitori è molto importante che si sviluppi anche attraverso il racconto, le storie. Cioè il bambino che è preso in braccio, certo, legge assieme al papà o alla mamma un libro, cioè ha proprio un contatto fisico molto piacevole e vede anche qualcosa di, cioè una storia, una cosa vista insieme. Intanto noi possiamo far vedere, se li fate vedere, dei disegni in anteprima dei prossimi volumi che saranno pubblicati dalla Mondadori per i ragazzi. Ecco, bene. Una curiosità su di voi, voi siete marito e moglie. Da quanto tempo fate questo lavoro? Da quando ci conosciamo. Sono 20 anni che lavoriamo a fare libri per bambini, per adesso non ci siamo stancati, anzi ci divertiamo molto. Vi divertite molto. E come è diviso il lavoro? Chi disegna, chi scrive? Ma scriviamo e disegniamo tutti e due, è una cosa strana ma è vero, lavoriamo a quattro mani. E vogliamo far vedere il disegno del personaggio Ciccio dei bambini, per i bambini più piccoli? Eccola qui. In un attimo è stato tracciato, è stato questo piccolo schizzo. Come mai proprio libri per i bambini da 0 a 5 anni, visto che vi siete voluti dedicare ai ragazzi? Beh, ci sembra importante che il bambino incominci subito, cioè fin dalla culla, incominci a usare i libri, a rosicchiarli, a capire che sono buoni. E per questo anche il libro di gomma, certo, in un certo senso. Nel bagnetto, cioè mentre uno fa il bagno questi libri galleggiano. Per cui è già un libro, ma è anche qualche cosa di più, una bacchetta. Grazie infinite, volevo dire che insieme a Mi piace la TV c'è un libro, sempre dei nostri due autori, dalla televisione al libro, che viene invece consigliato ai genitori per aiutarli a capire e a collaborare con i loro ragazzi. Benissimo, grazie infinite ai nostri due autori, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Parlando del trofeo mondiale Topolino Golf che si è svolto appunto al Golf degli Ulivi nei giorni 6 e 7 di settembre, la settimana scorsa. Abbiamo qui in studio il presidente del Golf Club, il signor Piero Mortigliengo, che è difficilissimo anche da pronunciare come nome. Allora, dottore, parliamo un attimino, mentre inizieranno fra poco a scorrere le immagini di questo trofeo mondiale. Ecco, hanno partecipato ragazzi e ragazze di tutte le nazionalità del mondo. Quest'anno era la 7ª edizione, abbiamo avuto 52 ragazzi italiani selezionati in tutti i circoli italiani in gare di circolo e 43-44 ragazzi stranieri provenienti da 19 paesi del mondo, dal Messico all'Australia, dagli Stati Uniti, dalle Filippine, dalla Finlandia e persino dalla Cecoslovacchia. Per la prima volta dei ragazzi dei paesi dell'est sono venuti in Italia. Ecco, il filmato è cominciato con l'immancabile veduta del Casinò di Sanremo e adesso stiamo vedendo alcuni bambini appunto nel Golf Club degli Ulivi. Ecco, volevo sapere da lei come si avvicinano i bambini? Sono tutti figli di golfisti? Sono figli di golfisti o sono figli anche di addetti alla golf? Oppure sono ragazzi che portano le sacche, i famosi kedi inglesi, che anche da noi si chiamano kedi, sono ragazzi che vanno a un campo di golf, portano la sacca al giocatore, prendono la mancia, imparano a giocare e così si avvicinano a questa disciplina. Ecco, i figli dei golfisti giocano a golf perché vogliono essere più bravi dei loro padri, visto che il golf è considerato uno sport per uomini maturi, uomini arrivati, diciamo. Sì, è considerato uno sport per uomini maturi, io le dirò. Nel mio caso personale, io ho un ragazzo che ha iniziato a giocare a 13 anni, è diventato un bravo giocatore a 25 anni e in questo momento la mia più grossa soddisfazione è poter fare una partita con mio figlio alla pari, perché lui è molto più bravo di me, però io avendo l'handicap posso competere degnamente con lui e questa è una delle cose più belle, almeno per un genitore nei confronti. Chi ha vinto questo trofeo? Il trofeo Topolino l'ha vinto per il secondo anno consecutivo il giovane Castello spagnolo. Ricordiamo che il trofeo Topolino è riservato agli under 14. Ha dato delle sorprese? Ha dato delle sorprese perché pensavamo che quest'anno la spagnola c'era quella ragazza spagnola molto brava e pensavamo ce la facesse. Poi avevamo due ragazzi italiani, Fiammengo e Mignini, specialmente Mignini che nel primo giro ha fatto il percorso in 70 colpi netti, pensavamo ce la facesse.
Ce la faranno un altro anno perché è un ragazzo che ha 13 anni. Ecco, al golf si vince moltissimo, è vero? È uno sport ricco. Sì, i grandi professionisti guadagnano moltissimi soldi. Bene, tanti auguri a tutti i ragazzi che diventeranno fra poco professionisti e Porto Matto continua con un momento decisamente molto importante e serio. A te Mario Balsamo. Buongiorno da Mario Balsamo, infatti oggi per questo spazio non parleremo di bambini ma di una cosa che riguarderà i bambini fra 10 anni, diciamo, quando diventeranno grandi prenderanno la patente, i limiti di velocità. Abbiamo il ministro Ferri dei trasporti pubblici, come avete potuto vedere, e parleremo di questo decreto Ferri bis. A bruciapelo, ministro, oggi martedì 13 si va a 110 o 130? Subito, oggi dai rispondere sulle subito. Autostrade a 130, sulle strade statali a 90, non facciamo trabocchetti. È preparato. Senta, ma con gli agnelli che la odiano, con i benzinai che la odiano, con quelli della società autostrade che la odiano, come andrà a finire questo decreto? Già il presidente della commissione trasporti ha detto basta, niente più. Io spero che non mi odi nessuno. D'altra parte, anzi, personalmente io avrei preferito che si fosse viaggiato sempre a 110, però questa soluzione direi è ragionevole, tiene conto di tutte le esigenze. È stato un po' un compromesso per me. No. Adesso con Santuz come va, col ministro dei trasporti? Andate in macchina insieme, ancora non abbiamo provato. Quando guida lei a 110. Potrebbe essere un'idea. Un'idea. Senta, ma ha paura di questi grossi industriali dell'automobile? Io devo dire che non ho avuto nessuna pressione, credo che molte polemiche siano così, soprattutto fittizie, un po' di... Però diciamolo, insomma, è un grosso pasticcio, perché bisogna guardare con un occhio il calendario e con un occhio la strada. Ma non è vero, i cittadini italiani sono più intelligenti di quanto qualcuno pensi, perché hanno dimostrato non solo buon senso e anche di capire fino in fondo il messaggio dei 110, perché durante il periodo estivo i dati lo dimostrano, i cittadini italiani hanno viaggiato bene. Grazie ai mass media. Guarda che il buon senso degli italiani, quando è il momento opportuno, viene sempre fuori. Una parte di merito lei ce l'ha. Ma io non voglio dare il merito, ce l'hanno i cittadini che hanno capito che in effetti il limite della velocità è un fatto anche culturale, un modo diverso di affrontare. C'è una critica molto sensata che si fa ed è questa, che anche le vetture di piccola cilindrata potranno viaggiare a 130, quindi con gravissimi rischi per il conducente. Dunque, intanto vorrei dire che non è complicato, per rispondere alla prima domanda, perché la distinzione è molto chiara. Ci sono alcuni giorni feriali, diciamo così, quelli in cui si lavora e in cui il traffico è meno intenso, e cioè da lunedì a venerdì 130 sull'autostrada, sabato e domenica 110, e così i grandi esodi, Natale, Pasqua, l'estate, le festività infrasettimanali. Non è assolutamente difficile, è una distinzione molto chiara, molto semplice, basta un po' di buona volontà e soprattutto è importante anche la consapevolezza della ragione per cui si è arrivati a questa distinzione. Ma il fatto del 130 per le piccole cilindrate non sfugge? No, non sfugo, anzi. La differenziazione dei limiti di velocità con riferimento alle cilindrate è stata scartata, non solo perché non ce l'ha nessun paese del mondo, perché si potrebbe dire questo non ha significato, però c'è l'esperienza di tanti paesi che ha dimostrato come differenziare le velocità e non adottare un modello unico di comportamento è meno efficace. Poi, da un punto di vista tecnico, ci sono anche cilindrate uguali che hanno motori diversi e quindi l'accertamento dei limiti di velocità da rispettare o meno è naturalmente più difficoltoso. Poi la potenza del motore non è legata solo alla velocità, questa è un'equazione che andrebbe sfatata e chiarita, nel senso che il motore più potente, più capace, è legato anche alla tranquillità, alla sicurezza della vettura. Signor ministro, ma lei l'avrebbe fatto scomparire con una bacchetta magica Santuz in alcuni momenti? No, assolutamente. Queste sono provocazioni sottili che io non voglio raccogliere. Senta, c'è anche un'altra critica che mi interessa proporle ed è questa.
In effetti i camion possono con questo decreto raggiungere i 110, hanno il cronotachigrafo, va bene, ma gli autovelox non fotografano le loro targhe. So che è un dilemma un po' tecnico, no, però no, no. Le voglio dire, i TIR sono molto pericolosi e creano molti incidenti, allora? Dunque i TIR, cioè i veicoli pesanti, quelli che trasportano merci, devono viaggiare in autostrada a 80 km all'ora e sulle strade a 60. Quelli che trasportano persone, cioè i pullman, invece rispettivamente sulle autostrade a 90 e sulle strade a 70 km. Ora, è chiaro che devono rispettare i limiti. Da più parti si dice non li rispettano e anzi spesso la gente punta il dito contro i conducenti dei TIR, dei veicoli pesanti, che in effetti spesso vengono coinvolti o si trovano in incidenti gravi. Io sono contrario a criminalizzare indiscriminatamente la gente o le categorie, però certo sensibilizzare in modo attento e preciso i conducenti di veicoli che di per sé, essendo lunghi o anche corti, ma certamente pericolosi, devono stare, diciamo, abbiamo, molto... Abbiamo qui Ministro, la voce della verità. Lei è diventato un bravissimo politico, è tornato a Portomanto perché ha saputo che tutti coloro che hanno telefonato quando abbiamo aperto le linee per lei, il 97% era a favore dei suoi limiti. Ah, questo non lo sapevo. Il 3% era nello studio, è stato multato precedentemente. Bene, complimenti. No, allora, grazie. Io credo che questa trasmissione sia molto importante anche perché il concetto fondamentale è l'educazione stradale. E l'educazione stradale si comincia da piccoli, infatti, dai domani, ragazzi. Ecco. Domani ne parleremo con il presidente dell'ACI, Rosario Alessio. E noi siamo disposti a collaborare sempre proprio perché si affronti la qualità della vita in un modo diverso, molto più sereno e più tranquillo. Benissimo, tanti auguri a tutti. Grazie al ministro Ferri, arrivederci da Mario Balsamo, Portomanto continua. Poteva mancare a questo appuntamento, anche lui ha preparato con le sue bravissime ballerine questo balletto. E passiamo subito la linea ad un piccolo telespettatore. Oggi abbiamo cercato di raccogliere il più possibile le vostre telefonate, i vostri desideri che accontenteremo nel corso delle prossime puntate. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Ciao. Andrea. Matteo? Andrea. Andrea. Allora, dimmi Andrea, qual è il tuo problema? Il telefono d'Augusto, per me non è giusto che per l'estate ci danno molti compiti. Io sono costretto il pomeriggio di studiare per 3 ore al giorno e di non poter giocare molto spesso. Ah, ti hanno dato tanti compiti? Sì. Per le vacanze? Che classe fai? Io devo fare la seconda media. Devi fare la seconda media, Andrea. Ieri abbiamo appunto toccato questo argomento, abbiamo iniziato. Mario Balsamo appunto ha parlato con un preside per sondare un pochino che cosa possono fare i piccoli studenti per ribattere ai loro professori. Toccheremo nuovamente questo argomento la prossima settimana e quindi Andrea, a te diciamo buon inizio scolastico. Quando riprendi?
Sì, io devo riprendere il 19, lunedì. Lunedì riprendi. Riceverai la cassetta di Alberto Cova con tutte le istruzioni per diventare un atleta, spero ti piaccia. Ciao Andrea, ti risponderemo. Ciao, grazie. Cattivi questi professori. Terribili. Portomatto, continua, a te Didi. Grazie Maria Teresa. E eccoci al momento del nostro itinerario che anche oggi è giustamente dedicato ai più piccoli, ma io so che farà piacere anche ai grandi. Infatti parleremo di permodellismo e questo perché c'è un museo a Sannino vicino a Como molto bello, molto particolare, che raggruppa, pensate, qualcosa come 5.000 modellini di locomotive, dalle più antiche alle più moderne. Ed è un museo, si chiama Museo Storico Riva Rossi, che è nato un po' per caso, diciamo così, perché il fondatore di questa azienda aveva deciso di mettere insieme tutta la produzione sua e della concorrenza, quindi abbiamo praticamente tutte le marche del mondo. E questa raccolta è forse la raccolta privata più importante di tutta Europa. Per parlarne io ho invitato qui l'ingegnere Alessandro Rossi, che ci ha portato addirittura un pezzo di questo museo. Allora, più pezzi di questo museo. Allora, ne parliamo subito. Innanzitutto, permodellismo, che cosa significa e come si diventa appassionati di questo genere? Il permodellismo è la riproduzione in scala di ferrovie vere, in scala ridotta ovviamente, ed è un hobby, sostanzialmente un hobby che è data ormai da molto tempo e che è diffuso universalmente. Ecco, lei parlava di scala, qui vediamo lo stesso modello, per esempio, in tre dimensioni. Un modello riprodotto in tre scale diverse, in tre dimensioni diverse. La locomotiva è sempre la stessa, è una locomotiva italiana, ridotta in scala 0, H0 ed M, sono le tre scale principali. Benissimo, e io so che ci sono dei pezzi molto rari anche, c'è un pezzo unico che se non sbaglio è quello con la striscia rossa e gialla. Sì, ha una storia curiosa quel pezzo. Che è questo qui. È quello. Questo. È una storia curiosa nel senso che è la riproduzione di una locomotiva che non è mai esistita. Addirittura, come è successo questo? È successo che le Ferrovie dello Stato dovevano presentare quella locomotiva e noi per farla rapidamente ci siamo fatti dare la documentazione fotografica della presentazione. Bene, quando l'hanno messa sulla linea l'hanno cambiata completamente. Quindi è rimasto un esemplare unico. A proposito di pezzi unici, allora immagino che anche le quotazioni siano da pezzo unico. Come si valutano? Le primissime locomotive che sono state fatte in Italia, che sono quelle due là in fondo, oggi superano 1 milione come quotazione amatoriale. E quindi gli amatori devono, non so, rivolgersi alle case d'aste quando hanno... Alle case d'aste, perché altrimenti non si trovano assolutamente. Noi riceviamo richieste, ma non ce ne sono più. E comunque gli italiani sono appassionati. Io so che i papà di solito comprano i trenini, queste cose qui, per i figli, ufficialmente, ma è una scusa, perché poi a molti appassionati cultori questo genere di passatempo, di hobby, chiamiamolo così. Io volevo chiederle, questo museo però è visitabile soltanto su appuntamento? È visitabile su appuntamento, basta telefonare. Infatti abbiamo visto prima l'indirizzo del Museo Storico Riva Rossi con il numero di telefono. È molto facile arrivarci perché si prende l'autostrada Milano-Chiasso, si esce all'ultima uscita per l'Italia e poi mi pare c'è un semaforo, lì si gira a destra e si seguono le indicazioni per Sannino. Quindi se vi trovate da quelle parti e volete visitare un museo sicuramente molto particolare e molto interessante, io vi consiglio senz'altro di fare questa deviazione perché ne vale davvero la pena. Ringrazio l'ingegnere Alessandro Rossi e Portomatto continua. La strada è un inferno, passando da 100, uno sguardo al giornale, non è un giorno speciale, no, non è un giorno speciale, è solo un giorno in più. Così mi difendo, provando a scoprire ogni tuo movimento e tutto quel che sai dare tu a una vita normale di un giorno in più. Tieni il tempo accelerando, rallentando. Tieni il tempo perché il vento sta cambiando. Tieni il tempo, oh,
sicuro che stai dormendo. E per ogni nuovo pensiero un ricordo si allontana. Sei più donna tu e più uomo sono io. Ed è solo un giorno in più. Tieni il tempo accelerando, rallentando. No, no, no. Tieni il tempo, perché il vento sta cambiando. Tieni il tempo accelerando, rallentando. Tieni il tempo, perché qualcosa sta nascendo. Grazie di essere con noi anche oggi. Allora, Nino Buonocore. Dunque, parlavamo prima di musica, piace tanto ai ragazzi. Allora, Nino Buonocore, io lo adoro per una cosa in particolare, perché la sua musica, non so se sbaglio Nino, è molto, è abbastanza difficile. Tu non sei un cantante facilissimo, però classifica alla mano, hai dimostrato che piace moltissimo ai ragazzi. Hai provato ad analizzare il perché di questa cosa e qual è il tuo pubblico? Ma io credo che il mio pubblico sia un pubblico eterogeneo, credo che sia un pubblico abbastanza colto in un certo senso, perché tu hai detto prima che appunto le mie canzoni non sono molto facili. No, non è che non sono facili, sono molto ben lavorate, sono molto studiate. Sì, forse sono molto troppo intimo. Studiate. No, continua così, io posso dire a nome di tanti che Nino Buonocore va benissimo così. Nino, grazie, ci ritroviamo domani con una piccola sorpresa, se non sbaglio, infatti, vero? Non anticipiamo niente, appuntamento a domani a Nino Buonocore per Porto Matto, che continua con il gioco. Buona fortuna! Ciao. Iniziare il nostro gioco Su e Giù per l'Italia, organizzato dal TV Radio Corriere in collaborazione con tanti amici, con la Philips, la Cocepa, gli amici del Friuli, adesso quelli del Parmigiano Reggiano. Scopriamo qual è il primo concorrente al telefono. Mimmi! Squick, squick, squick! Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ugo da Milano. Ugo? Sì. Non mi sembra un bambino lei? No, un po' più grande? Sì, un po' grande. È un papà? Sì, sì. Bene, allora giochiamo insieme, Ugo. Oggi partiamo da Tuscania. Lei preferisce andare a piedi fino ad un paese che ha un nome molto importante, Vinci, oppure in taxi a Capodimonte sul lago di Bolsena? A piedi. A piedi. Sì. Lei va a piedi a Vinci? È uno sportivo? Non troppo, insomma. Non troppo, vediamo se ha preso il colore verde o il rosso. Vediamo un pochino. Rosso! Rosso! Go! Go! Allora, per lei la mascotte dei mondiali del 90? Va bene. La Spilla d'Oro? Va bene, benissimo. Benissimo, signor Ugo, arrivederci. Grazie, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, schicchi. Posso approfittare?
approfittare per salutare, certo, Maria Antonietta che compie 3 anni e il piccolo Emanuele che compie 6 anni. Un bel applauso, tanti auguri, auguri! Ovviamente estendiamo questi auguri a tutti i bimbi che compiono gli anni nel mese di settembre. Pronto, con chi parlo? Pronto, sono Margherita Maria Teresa. Margherita? Sì. Da dove telefona? Dalla provincia di Rieti. Contenta di aver preso la linea? Io sono felicissima. Bene, anche stata fortunata perché è stata estratta. Siete tanto cari, guarda, io passo le spalle guardando a voi perché io sono una contadina, non è che vado fuori. Brava signora, grazie! Grazie. Margherita, contadina, chissà quante cose buone mangi. Vabbè, quello ringraziamo Dio. Genuine. Ci manda un po' di pomodori. Allora, Margherita, giochiamo insieme. Sì, grazie. Dove vuole recarsi? Partendo da Capodimonte, lei preferisce andare a cavallo per raggiungere Frascati oppure vuole andare a prendere un caffè in bicicletta a Iesi? Non so andare in bicicletta, vado a cavallo. Va a cavallo perché non sa andare in bicicletta. Mi pare giusto. Frascati, abbiamo detto Frascati. Scopriamo, Margherita, qual è il premio per lei? Erda! 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 Allora! Erda! 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 Margherita, lei è stata proprio premiata. Ma ci ha seguito davvero tutta l'estate? Tutta l'estate, guardi, perché io sono malata di cuore, non posso andare fuori. Sì. Allora sto qui. Brava, brava. Brava. Adesso, signora Margherita, sì, se ha un po' di tachicardia, un po' di male al cuore, mi raccomando, si sieda. Sono stata operata al cuore. Sì, ah, è stata operata. Comunque, faccia un bel respirone perché adesso la nostra mini Gegia le farà vedere qual è il premio che ha vinto. Guardi! Ecco, brum, 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 brum. È contenta? Mirko, già sta 11 anni, mi dice sempre, nonna, mi piacerebbe. Ecco, e adesso ce l'ha. Ecco, ne sono contenta. E noi contenti per lei. Arrivederci, signora Margherita. Buongiorno a voi tutti, non ci arrivano tardi. Ho passato molto tempo. Benissimo. Grazie, grazie a voi tutti. Grazie. Ciao. Arrivederci. Arrivederci, ciao, signora Margherita. Ciao. Senz'altro. Siamo veramente felici che questo motorino messo in palio dal TV Radio Corriere in collaborazione con la Peugeot sia stato vinto dalla signora Margherita, che mi sembrava proprio una persona simpaticissima. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Chi è? Anna Vita da Mesagne, provincia di Brindisi. Mesagne, mia zia di Mesagne, vabbè. Benissimo, scusate. Allora Anna Rita, giochiamo insieme. Partiamo da Marsala. Partiamo da Frascati. Dove vuoi recarti? All'isola del Tino, davanti alla Spezia, su un piccolo aereo, oppure vai in elicottero fino a Marsala per bere l'omonimo liquore? Il primo. Il primo. Allora, di fronte alla Spezia, in quest'isola, il colore per te è rosso. Go! Allora, Anna Rita, spero che ci sia qualche tifoso comunque in famiglia che possa apprezzare la spilla d'oro, il simbolo, la mascotte dei mondiali del 90. Grazie. Bene. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Saluta a te. Saluta Mesagne. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. Anche alla nostra amica. Bene, la seconda manche di Su e Giù per l'Italia comincerà fra 10 minuti circa, ma adesso trasferiamoci dall'altra parte dello studio. Portomatto continua. Grazie. Benvenuti, benvenuti nello spazio. Benvenuti nello spazio moda, e moda per chi se non per i bambini. Oggi è un programma interamente dedicato a loro e quindi siamo in compagnia della signora Laura Tomba, che rappresenta una casa molto molto vicina ai bambini. Si tratta della Naia Oleari. Un bel applauso. Laura, buongiorno, buongiorno, buongiorno e benvenuta. Francesca ormai è abituata alle telecamere, quindi non abbiamo problemi. Laura, nel 1916 con Riccardo Naia Oleari nasce la vostra azienda. Questa azienda vive da 3 generazioni. Vogliamo parlare un attimo di come, da quando è nata, quali sono stati i progressi e come è indirizzata? Dunque, la Naia Oleari è nata appunto nel 1916 con Riccardo.
poi è come manifattura. Certo. Poi è succeduto il figlio Carlo e infine i tre figli che sono gli attuali proprietari dell'azienda, sono Angelo, Riccardo e Giancarlo. Quindi è un'azienda, diciamo, anche se ormai è una grande azienda, so che siete in quanti punti vendita? 50 punti vendita in Italia, nel mondo, come affiliati. Beh, questa qua la trovo una cosa straordinaria. Io volevo chiedervi, oltre ai famosi tessuti, cosa produce la Naia Oleari? La Naia Oleari produce, beh, i tessuti appunto sono la grande novità, che la Naia Oleari chiaramente non la grande novità, ma è sicuramente il fatto per cui tutti ci conoscono anche nel mondo. Il nostro regista Adolfo Lippi intanto sta facendo degli stacchi, ecco, sulle cose che vediamo molto molto adatte ai bambini, tant'è vero che ci sono addirittura i vestiti di queste due ragazze che sono a fianco a questi tavoli, che sono uguali, che fanno pandan sia con addirittura con la foderina dei quaderni, credo. Esatto, ma comunque queste sono alcuni tra i tantissimi prodotti di Naia Oleari, perché produciamo dai appunto i famosi tessuti, poi ci sono gli oggetti, poi tutto quello che riguarda la scuola, l'abbigliamento, e adesso poi faremo una nuova linea per gli adulti con un nuovo negozio. Io volevo dire una in cosa, programmazione. Forse ero un po' in dubbio se dirlo o no, ma io signora sì. Laura, ho delle pantofole di Naia Oleari, a chi è rivolta la Naia? Francesca ride, dice come mai c'è le pantofole? Non sarà perché troppo grande. Perché la Naia Oleari è rivolta a tutti i giovani, ma non solo d'età, ma questo non vorrei fare. Grazie, grazie. Anche di spirito, soprattutto di spirito. Dunque, la Naia Oleari è diretta a Francesca, che è piccolina, ha sì. 8 anni. Chiaro. E anche a noi, che siamo un pochino più grandi. È ovvio. Benissimo. La prossima, diciamo, invenzione di Naia Oleari, c'è un'anticipazione che si può fare? Per esempio, adesso stanno per partire le scuole. Vediamo qua degli accessori straordinari abbinati con questi vestitini. C'è molta gente che si rivolge a voi proprio per l'inizio delle scuole di questo periodo? Tantissimi, perché di nuovo noi abbiamo il fenomeno delle code fuori dai negozi per Natale, per i regali Natale, ma le abbiamo comunque anche a settembre per la scuola e speriamo sempre di in avanti. Questo successo è sicuramente un successo dovuto a questo indirizzo verso i bimbi. Cioè bisogna ringraziare in qualche modo il fondatore nel 1916, Riccardo Naia Oleari, che ha subito programmato questa linea verso i bimbi? Ma direi che bisogna ringraziarlo comunque, in quanto la Naia Oleari è nata con lui, per cui come nome Naia Oleari e come marchio. E poi comunque bisogna però ringraziare sicuramente gli attuali proprietari, che hanno reso l'azienda molto fresca come spirito, ma soprattutto... Certo. L'hanno resa negli anni 80 più che mai... Cioè, sì, con i tessuti che sono disegnati da famosissimi, tra cui faccio il nome di Maurizio Dova, Gianni Dova, Lindsay Kemp. Perfetto, perfetto. Noi ringraziamo tantissimo la signora Laura Tomba, che ci è venuta qua a parlare di Naia Oleari. Ringraziamo queste modelle, ringraziamo, scusate, un ospite straordinario oggi, Francesca. La ringraziamo tantissimo e modestamente Agus, e andiamo avanti con la nostra trasmissione. Io chiedo scusa a Laura, mi prendo Francesca e faccio due passi. Andiamo a scoprire cosa c'è adesso a Porto Marco.